di fondamentale importanza per i DJ di oggi è lo storytelling. Ora, prima che tu dica altre bestemmie di questo tipo, ti fermo subito e ne parliamo dopo la sigla. Mi concentro sullo storytelling perché è solo uno dei numerosi esempi di parole inglesi prese dal linguaggio del marketing e spiattellate in qualsiasi contesto a sproposito. Ora, purtroppo, in inglese storytelling è un termine che si usa allo stesso modo sia nel contesto generico di raccontare storie, sia nel contesto più specifico del marketing, della comunicazione d'impresa, cioè l'utilizzo della narrazione associata all'impresa, quindi ad una comunicazione integrata e a una strategia comunicativa. Questo è un po' il senso, poche parole, dello storytelling, che ha a che fare con tutti gli strumenti di comunicazione, ha a che fare con il brand management, ha a che fare con la strategia, ha a che fare con tutti gli strumenti tecnologici e digitali, ha a che fare con l'advertising. Però quando si parla di storytelling per un artista bisogna ben precisare il fatto se è una campagna di marketing integrata oppure se vuoi semplicemente parlare della sua biografia o se vuoi parlare della storia che sta dietro un disco o in qualsiasi altro progetto. Un conto è dire che un DJ, come qualsiasi artista, deve raccontare delle storie attraverso la propria musica. Questo è vero, è giusto che la musica debba andare oltre ad un semplice ascolto, ma debba avere dei significati o quantomeno debba provare a dare dei significati che poi ognuno interpreta a modo suo. È giusto ed è sacrosanto, ma questo non ha a che fare con lo storytelling per il senso più compiuto del termine. Se un DJ come campagna di marketing crea in scena un film con degli attori che raccontano una storia perché poi venga fuori un messaggio di fondo associato al DJ come marchio, allora si può parlare di storytelling, ma come si vede non ci sono dei casi reali di una strategia di questo tipo, forse anche giustamente, perché già è difficile e complicato fare il marketing della musica in questo periodo storico, figuriamoci ad un processo così articolato e complesso. In sostanza, quasi tutte le volte che si sente parlare in italiano di storytelling legato alla musica è un'espressione a sproposito usata per fare il figo, per fare lo pseudo esperto di marketing. Una strategia integrata di marketing anche per un artista non necessariamente ha a che fare con lo storytelling. Molto semplice questo. I meccanismi classici di promozione su tutti i canali attraverso pubblicità, sponsorizzazioni, non necessariamente includono elementi di storytelling, anzi, come abbiamo accennato, quasi mai. Ma neanche le grandi case discografiche, le major, attuano una strategia di storytelling, anche se potrebbe essere un percorso interessante da non sottovalutare. In definitiva, è un problema che viene fuori anche dagli addetti ai lavori della comunicazione, che vengono utilizzati dei termini perché vanno di moda senza conoscerne bene a fondo il significato e poi finiscono per essere utilizzati a sproposito. A maggior ragione, noi che non siamo addetti ai lavori cerchiamo di non mettere nei nostri discorsi delle parole e dei termini così buttati lì, anche perché poi se vai ad analizzare quello che stai dicendo si tratta molto spesso di sciocchezze, o quantomeno il termine è messo lì a caso senza nessun riferimento utile e ne puoi tranquillamente fare a meno. Ci vediamo al prossimo pistolotto, continua a seguire Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e a presto.